L'unico ricordo vivido, benché assurdo, fu il risveglio. E dalla porta comparve Guido, il padre di Lenny. I capelli scompigliati, d'un grigio che ricordava i cieli di un'epoca vittoriana ormai andata, facevano da cornice a un viso sornione e sospeso nel vuoto, come quello del figlio. «Buongiorno, ragazzi!» esordì ridacchiando. «No, è che, sapete, a Lorenzo piacciono i cornetti alla crema, è tutto qua!» Parlava come se nulla fosse quel giorno, come se in quel letto non vi fosse davvero una diciottenne ungherese con le mine di fuori. «Fate con calma, ragazzi!» «Sì, sì», mormorai io. Non mi ero di certo stupito. Conoscevo Guido e sapevo da chi aveva preso Lenny. Ero tornato.